Ieri mi è arrivata una comunicazione, mi è arrivata una PEC dall'ASL con la quale mi comunicavano la presenza di una persona nei contatti, nell'elenco dei contatti di un positivo, una persona nemmeno residente qui a Castellabate, che è stata a Castellabate lo scorso fine settimana, che è risultata nell'elenco delle persone positive, insomma, nell'elenco di una persona che poi è risultata positiva. Questa persona è stata sottoposta a tampone. Questo pomeriggio mi è stato comunicato l'esito di questo tampone al quale è stato sottoposto questa persona, che ripeto, tra l'altro è stata qui questo fine settimana ed è andata via, quindi è stato qui sabato e domenica. E questa persona è risultata positiva al tampone, quindi diciamo, quest'oggi mi è stato comunicato da parte dell'ASL. Oggi, la giornata di oggi, insomma, si è cercato di ricostruire la catena dei contatti che ha avuto questa persona, che era un asintomatico, che è stato qui nel nostro comune in questo fine settimana. Si è ricostruita questa catena di persone che sono 20, precisamente, che sono 23 persone insomma, in tutto, che appartengono a nuclei familiari, quindi diciamo una situazione che è circoscritta e prudentemente, quindi questo è a scopo prudenziale. Quindi l'ASL ha posto in isolamento fiduciario dal 26 luglio, quindi da ieri, praticamente dal 26 al 8 agosto, queste 23 persone, scusatemi, che saranno sottoposte a tampone. Adesso c'è questo isolamento fiduciario, dopodiché con l'ASL siamo in contatto, beh, spero, speriamo quanto prima, perché ho sollecitato, insomma, di velocizzare questi tamponi, quindi saranno sottoposti a tampone, per capire, insomma, per avere maggiori informazioni. La situazione, ripeto, è circoscritta perché insomma, è circoscritta a nuclei familiari che sono stati interessati da questi contatti avuti in questo fine settimana, e cerchiamo di capire nelle prossime ore, appunto, insieme all'ASL, come verranno i tempi, insomma, e i modi in cui saranno sottoposti a tamponi per avere maggiori informazioni.